Controinformazione. Quella ufficiale vi ha raccontato di un criminale, Gioacchino Genchi, che per conto di un altro criminale, De Magistris, plagiando il metodo di Pietro, si sono messi a indagare e a fare atti illegittimi. Sapete cosa ha fatto De Magistris? E sapete di cosa è accusato? È accusato di aver utilizzato la chiave di accesso, la password fornitagli dal comune di Catania per poter vedere l'anagrafe dei contribuenti, in quanto gli serviva per alcune inchieste. È vero che lui ha fatto accesso all'anagrafe di Catania, ma perché gliel'ha utilizzato il magistrato di volta in volta? Allora, che legittimità c'è nel fatto che Genchi, su autorizzazione del magistrato, va a guardare alcuni contribuenti e la loro dichiarazione di redditi? Nulla, salvo che appunto c'è qualcuno che non lo vuole far vedere. Di che cos'altro è accusato Genchi? È accusato di aver visionato le utenze telefoniche sia di persone appartenenti ai servizi segreti, quindi violando il segreto di Stato, sia di persone parlamentari, quindi violando il privilegio che hanno i parlamentari di non poter essere né intercettati né controllati su chi hanno telefonato e chi gli ha telefonato. Il problema è un altro, che ci sono dei telefoni che vengono usati dai parlamentari, ma che non sono intestati ai parlamentari, e che per poter sapere se in uso o no ai parlamentari, uno deve andare a vedere chi ha fatto la telefonata e chi ha ricevuto la telefonata, ma per poterlo fare c'è bisogno del tabulato. Domanda, è un cane che si morde la coda. Se tu non sai che quel telefono, a chi quel telefono appartiene, devi per forza acquisire i documenti, e i documenti dei telefoni in questione appartenevano o genericamente al Ministero dell'Interno della Difesa, o genericamente al Ministero della Giustizia, o genericamente alla Camera dei Deputati. Ma non è che tutti coloro che lavorano alla Camera dei Deputati sono parlamentari. E poi, seppure uno è agente dei servizi segreti, non è che è vietato vedere a chi ha fatto e chi ha ricevuto le telefonate, è vietato pubblicarlo. Ma se per caso è accusato di qualche reato, pure di lui si deve indagare, non è che c'è sta il privilegio di essere intoccabili. In soldoni, è morale della favola. Ancora una volta si cerca di andare a frenare chi vuole scoprire gli altarini del potere. Ancora una volta, come è successo con me a Mani Pulite, come sta succedendo a De Magistris, come sta succedendo a Genchi e a tanti altri, si sta cercando di spostare l'attenzione su chi indaga, non su chi commette i reati, criminalizzando chi fa il proprio dovere e magnificando chi invece non lo fa. Ecco perché è importante che ci sia questa informazione orizzontale, perché grazie a Dio, attraverso la rete, attraverso noi blog, noi possiamo far sapere a tutta l'opinione pubblica un'altra verità, quella vera.